Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con anno 1800. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, anche se io in realtà sto registrando parecchio tempo dopo, in realtà, perché io quando riesco mi faccio qualche episodio di seguito e quindi me ne ero fatti un bel po' di seguito in realtà. Quindi adesso la problematica è a livello di memoria ricordarsi a che punto eravamo. Allora, la prima isola sta macinando soldi, che è una cosa molto utile. Al momento noi abbiamo due missioni attivate. Soddisfa le richieste di Isabel Sarmento per ricevere il contratto di vendita di Prosperity. Piromano per fermare l'incendio doloso. Vabbè, qua li dobbiamo beccare quando magari ci sparano l'incendio qua dentro. L'altra volta li avevamo visti, ma non abbiamo fatto in tempo a beccarli. Dopodiché dovevamo iniziare a fare anche un po' di commercio tra le nostre isole. Avevamo qui iniziato a fare, allora, produzione di alpaca che ci serviva per fare questi qui, i ponci, il poncio. Questi hanno abbastanza... gli manca forse un po' di banane fritte per poter livellare. Oddio, no, neanche tanto. Secondo me già possiamo migliorare un pochino. Sì, le possiamo migliorare. E migliorando queste case... cosa che non abbiamo ancora fatto per niente. Ok, perfetto. Allora, qua ne abbiamo più 304. Quindi iniziamo a migliorare questi qui. E tanto qui, ragazzi, ricordate che, a differenza ad esempio di Tropico, le case di questi abitanti non devono stare vicine al luogo di lavoro. Nel senso, se noi qua mettiamo un'industria di un qualcosa e le case di quelli che possono andare a lavorare qua stanno dal lato opposto, non è un problema. Quindi non è una questione di logistica. Quindi possiamo andare a migliorare in modo... anche randomico le case, nel senso. Oh, siamo arrivati alla nuova era, era dell'indipendenza. Ora abbiamo sbloccato Obrero, che non so se si pronunci così, abbiate pazienza, che può fare le tortillas, giustamente siamo in Sud America qua, signori, e i mattoni. Oltre al municipio, al caffè, arena di pugilato, va bene, miniera d'oro. Per sbloccare queste, naturalmente, dobbiamo avere più obreros sull'isola, ne devono essere 300. Quindi noi adesso, senza esagerare qua, andiamo a costruire una zona abitativa. Qua. All in Her Majesty's name. Per forza qua la dobbiamo fare, perché qua ci sono troppe risorse. Quindi purtroppo la soluzione è questa qui. Mattoni ne abbiamo pochi, poi successivamente mettiamo quelle per fare mattoni, evidentemente. E facciamo una stradina che da qua va a questo lato. E vabbè, per mo la piazziamo così. Il fatto è che ci sta sta boscaglia che è molto densa, quindi è anche un po' una problematica capire lo spazio che abbiamo. Allora, questo cos'era? D'oro, ok. Io dovrei iniziare a fare queste case, però come detto il problema è che io non riesco ad individuare un po' le zone. Mi sa che conviene fare prima una cosa, facciamo così. Eventualmente un ponte può arrivare dove? C'è un'altra isoletta qua, si ricollega qua, ok, se può fa, se può fa. In linea teorica, poi come detto non è che sappia benissimo come sta la situazione qua. Iniziamo a piazzare un pochino di altre case in realtà, che all'inizio devono essere case normali, queste qui, e poi possiamo livellarle. Ne faccio un po' in questo modo e magari lasciamo un po' più di spazio tra le case, perché è anche un problema dal punto di vista di incendi questa cosa. Facciamo così. No, vabbè, va bene così. Magari la facciamo dall'altro lato poi. Le iniziamo a piazzare così. Facciamo un po' più di strade. E questa poi magari la facciamo andare in questo modo. The Royal Seal upon it. Qua, non so se può passare la strada poi in realtà, quindi. Come detto, al momento qua facciamo un bel po' di case e poi ci regoliamo per... per le altre zone, perché adesso l'importante è avere comunque un bel po' di lavoratori. Ok.
Ne abbiamo più 314 e iniziamo a migliorare ancora un pochino le case da quest'altro lato. Quindi andiamo a migliorare queste. Costruire qualcosa di meglio, ok. Tenendo d'occhio, calcolate che pure questi, come la prima zona, sono quelli che ci danno i soldini. Teniamo d'occhio comunque la situazione, perché non dobbiamo esagerare, altrimenti poi... Vabbè, mo non abbiamo più legna, in realtà. E quindi converrebbe quasi fare un'altra zona dedicata al legname, che in realtà qua non mi ricordo dove avevamo messo, ma va bene. Capanno dei taglialegna. Allora, fatemi vedere qual è il problema in realtà. Legna ce ne abbiamo, questo qua ne abbiamo di meno, quindi converrebbe fare direttamente solo una segheria e la facciamo qua. Perché il legname evidentemente ne prendono già abbastanza, non è un grosso problema quello. Questo qua però in realtà mi dà i bisogni anche dell'altra isola. Quindi mo non so se il problema di legna sta qua, sta di là. Vabbè, comunque facciamo una cosa, metto un altro di questi qua. 82%, 80%, 100%. Tacchete. Ora, ti devo comunque fare una strada, non mi dispiace, un po' di legna se ne andrà. Non lo so. Qua c'era questa, Kaiser. Niente, non si vede niente, signori, non si vede niente. E che cos'è? Ma troppa boscaglia! Datemi la possibilità magari di levare un attimo delle cose qua. Allora, qua il problema secondo me è dato dal fatto che... No, ci mancano i mattoni. Vabbè, i mattoni però adesso possiamo iniziarli a fare. In realtà perché qua tra gli obrero abbiamo la possibilità di fare una cava di argilla. L'argilla ce l'abbiamo qua. E ricordiamoci anche che la cava di argilla ci dà più materiale di quello che effettivamente... No, io ho serie difficoltà con sti... Diciamo che ci arriva là. Ok. Allora, dalla cava di argilla dovrebbero estrarre parecchia argilla. E la utilizzate per fare i mattoncini, che ve lo piazzo qua. In realtà dovrebbero farne un paio. Qua che ci sta? Ah, sempre quello. Lo piazzo... Vabbè, dai, facciamo qua per il momento. Così iniziano a fare mattoni. Un attimo intasato, ci manca della legna, eccetera. Sì, vedete, c'è sta la fila di sti cosi, quindi a sto punto ti faccio un altro magazzino. Un altro magazzino piccolo, te lo piazzo... Guarda, io te lo piazzo sempre qua. Anche se manca legname, però... Mo piano piano, piano piano. Allora, mancano un po' di manodopera di questi. Andiamo avanti velocemente, così magari... Iniziano a fare un po' di legname. E sì, perché naturalmente poi qua ci vanno a lavorare quelli in là, ma non c'è manodopera. Lo so, aspetta un attimo, che poi appena c'è della legna inizio a migliorare le case, così ci sono più lavoratori. Ecco qua. Meno 70, dai. Abbiamo finito la legna? Ancora no. Meno 50. Meno 40. Okay. A posto, siamo a più 20 e dobbiamo costruire anche altre case, signori, perché... Ok, costruiamo questo qua, che mancava la legna, tacchete, ok, e poi miglioriamo questo una volta che torniamo ad avere più legna. Ok, il materiale, vabbè, lo state a prendere. Mo piano piano si inizierà ad accumulare anche questo. E don't worry. E qua, come detto, facciamo altri cittadini. Modalità progetto. No, modalità progetto sì.
No, stavo vedendo se magari potevo togliere dalla visuale almeno gli alberi, che sarebbe stata una cosa. Allora aspetta, carenza di room, signori, non è un che dobbiamo fare? Modifichiamolo. Allora, propaganda, legge, no, perché no, qualcosa che tranquillizzi la situazione. Ok, influenza. Bisogno di aumenta le entrate. Vabbè, facciamo questo. Non di tanto, ma tanto per. Pubblica, pubblica. Ora, qua, come detto, vorrei continuare a fare case. Se solo riuscissi a capire l'isola, sarebbe più facile. You lost an influence bonus. Abbiamo perso influenza. Perché abbiamo perso influenza? No, un po' più vicino. Customs and excise, eh? Sì, poi abbiamo così tante cose da fare che ogni 3x2 qua c'è spona. Aspetta, qua riusciamo ad arrivare qua sotto. E mo ti sparo un quantitativo di case abnorme da qua fino a metà, perché poi ti faccio passare una stradina, magari in caso di incendio, signori, i pompieri riescono pure a passare, te la faccio così. Ok, e poi qua sotto riprendiamo con le altre case. A posto. E stessa cosa qua. All in Her Majesty's name. Naturalmente poi questi inizieranno ad avere anche i loro bisogni. E quindi dovremmo costruire altre cose anche qui, perché al momento stiamo facendo. Very well. Ok. E siamo a più, a più 138. Va bene. Continua ad aumentare i soldi. Signore, qua sta succedendo un macello però, eh. Perché qua dobbiamo gestire bene la situazione, ma allo stesso tempo dobbiamo comunque stare accorti. Allora, iniziamo. No, continuiamo ad aumentare i cittadini, per forza, perché sennò non. Una stradina pure qua, che non si capisce una sega. È assodato. Arrivare fino a qui sotto, va bene. Da qua volendo possiamo pure buttarci di. No, niente, non lo riesco a fare qua il ponte, vabbè. Può andar bene uguale. Fammi altre case. Fino a qua. Ok. E per quanto riguarda i bisogni, per quanto riguarda i bisogni, fatemi vedere. Allora, magazzino è uno qua. Oddio, neanche ci servirebbe in realtà, però fatemi vedere, perché ci vorrebbe un mercato. Ah, il mercato qua proprio non arriva. No, aspetta, signori, dobbiamo fare mercati qua, che quelli non ce l'hanno proprio. Ne faccio uno qua e un po' copre questa zona, e un altro lo rifaccio qua sotto. Che vedete, le strade devono essere ben attrezzate. Pompieri, caserma dei pompieri. Ne faccio una qua. Oddio, sì, la possiamo fare pure così. Qua sotto non mi ricordo dove stava una caserma dei pompieri. Ah, bene, sta là e copre solo ste strade. Quindi tipo di caserma dei pompieri ne dobbiamo fare 600. Un'altra qua. Eppure qua a sto punto quella copre una zona un po' piccolina, quindi ne devo fare un'altra qua. E caserme dei pompieri sono fatte più o meno. Stessa cosa per la chiesa. Qua la chiesa copre la stradina, copre, vabbè, sta là. E ne faccio un'altra. A sto punto la faccio direttamente qua. Sì, dai, facciamola qua. Aspetta, girala. Non mi ricordo i tasti. Ok. Qua. More flexible than you imagined. Pure il commissariato di police. I shall keep the receipt. Va bene, si può fare anche così. E nel caso qua
La strada la facciamo proseguire fino a qua. Dopodiché facciamo altre case qua. Stavolta le facciamo attaccate. E facciamo passare comunque una strada da qua che arriva qui dietro. Da qua gira qua. E si è ricollegata lì. Yes. Qua facciamo proseguire pure questo. Ora, lavoratori normali ce ne abbiamo 461, quindi iniziamo ad utilizzare un po' di legname per far migliorare. Qua c'è delle fiamme clamorose. Ma i pompieri ci stanno, sì. Vabbè, signore, qua piano piano. Migliora questo. L'altro magazzino sta qua, migliora pure questo. Qua lo puoi migliorare, ancora no, ci vogliono 15 mattoni, ne manca uno. E mentre abbiamo questo sound di cattiveria qui, aspettiamo perché poi miglioriamo questo qua. Appena arriva un mattone, signori. Eccolo qua, miglioriamo così possiamo accumulare più di tutto. E adesso iniziamo a migliorare le case. Così facciamo più... Ok. La zona vecchia del centro città inizia a diventare più sportiveggiante. Niente, che è finito. The fire left ruins behind. Ah no, non era possibile promuoverlo. Di solito, vabbè, quando non gli arrivano i servizi necessari, evidentemente gli manca qualche bonus. Questo lo miglioriamo e questi li ricostruiamo. Poracci. Ok, noi comunque qua ancora non stiamo facendo queste missioni. Tra parentesi, però, vabbè. Sta di fatto che qua abbiamo sbloccato con gli obrero, siamo arrivati ad avere la miniera d'oro e il porto grande che ci fa attracco pubblico, il molo, torre con cannone, ok. Ah, e poi quando ne abbiamo 600 possiamo fare pure porto petrolifero. Allora, intanto adesso potremmo fare anche le tortillas. Allevamento di bestiame sull'isola 0, no? Mais sull'isola 0. Noi sull'isola possiamo mettere del mais. Area edificata. Aspetta, non mi ricordo. E come lo fa a fare il mais? Nel senso, poi mette la fattoria. Però sì, non ci dice che non si può fare. Il bestiame mi sa che non potevamo fare. O sbaglio? No, forse sì. Non ci dice di no, anche se avevamo provato a fare qualcosa al riguardo, mi ricordo. Forse era l'altra isola. Aspetta, c'è una missione. Allora, molti dei nostri compagni stanno ancora combattendo contro la corona, ma i loro rifornimenti stanno esaurendo e la fame sta iniziando a lucrare. Se potessi darmi un po' di cibo, potrei assicurare che gli venga consegnato. Ok. 14 tonnellate di banane fritte. Oddio, quante ce n'ho io? Ah no, ce l'abbiamo già. Fa vedere. Vabbè, se ci ha detto 67 tonnellate ne abbiamo. Ok, se sono tonnellate quelle mo. Dice tonne, penso di sì. Qua che avevamo messo? No, una canna da zucchero. Allora, aspettate, perché se noi qua possiamo mettere le cose di carne, la carne noi la possiamo anche esportare alla nostra prima isola, dove ci serviva per fare... qualcosa, mo non mi ricordo cosa, ma qualcosa ci serve, tipo la carne in scatola. No, quello è tropico. Non mi ricordo, ma qualcosa ci serviva. Ora, dove la piazziamo noi? Perché di solito dovrebbero stare un po' lontani dalle case. Quindi o la mettiamo qua. Vediamo il nuovo giornale, qual è? Città lasciata alle fiamme. Non è colpa mia, io i pompieri li ho messi. Aumentiamo la felicità, dai. Copriamo queste notizie in modo abusivo. A post pubblica. Io li metto qua i cosi delle cibare, va. Facciamo che la carne la mettiamo qua. Facciamo, aspetta. Ah, là c'è una miniera. Aspetta un attimo. Poi facciamo anche le strade di mattoni appena ci liberiamo un attimo qua. Let go that pent up gas.
Collega questa a questa. Io non so se stiamo collegando bene. Ok. Maranno. Va bene, armistizio. Ok. Aspetta un attimo che mettiamo i cosi del bestiame qua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi mettiamo il magazzino un po' più in qua eventualmente. Aspetta, fatemi fare prima un altro di questi. Anzi, in realtà ne facciamo un altro e due. Uno, due, tre, quattro, cinque e... Facciamo sei così. Vediamo se un altro lo riusciamo a mettere senza... Sì. Sto cazzo. Vabbè, l'ha preso uguale, no? Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ne abbiamo messi un po' fuori dalle zone in realtà, quindi non so se effettivamente funzioni. Io penso di sì. Magazzino piccolo te lo piazzo non propriamente qua, ma ti faccio prima una strada, così ottimizziamo un po' pure lo spazio qua dietro. E il magazzino piccolo me lo metti comunque girato. No, non c'entro qua. Vabbè, mettilo qua. Presumo l'abbia fatto, non vedo niente, ma penso di sì. Qua che c'era? Costruisci miniera, già lo possiamo fare. Però, prima di fare la miniera, il room, stiamo a fare il room. Piantagione canna da zucchero e legname. Mi sa di sì. Perché se noi stavamo facendo qua la canna da zucchero, qua stiamo a fare il room. Yes, ok. Quindi adesso facciamo qua il bestiame in quantità industriale, veramente. E quindi converrebbe iniziare a fare anche il mais. Così facciamo le tortillas. Il mais lo facciamo... dove lo facciamo il mais? Il mais... qua. Questa in teoria dovrebbe occupare pure un botto di spazio. Sì. Customs and excise, eh? Madonna. E niente, questo è quanto. Abbiamo occupato. Vabbè, però dai, almeno abbiamo occupato sta zona che magari era meno utilizzabile in altri modi. Non so quanto ne faccia, ma va bene. Poi ci regoliamo. Anche perché la carne la possiamo esportare nella nostra prima isola. Ricordiamoci dove non potevamo mettere del bestiame. Ora possiamo fare anche del caffè. Piantagione di caffè. Oddio, st'isola non è poi così grossa, nel senso. Effettivamente adesso iniziamo ad avere un po' di problematiche. Qua sotto forse. Qua aspetto per... Qua tutto città. Tutto città. Facciamo così. Qua avevamo fatto una strada che adesso non vedo più. Però ecco, arrivava qua. Noi da qua la proseguiamo qui sotto. E... apparentemente qua possiamo fare una piantagione di caffè. La mettiamo un po' più in qua. Vediamo quanto ci occupa pure questa. Pure questa ci occupa un pochino tanto. Però partiamo da qua. Perché là poi ci facciamo una... Ci prendiamo tutto sto terreno che tanto non è utilizzabile in altro modo. 123. E poi facciamo così fino al 168. Così, preciso. Vabbè, 167 uguale. Massimo, buttane una qua. Facciamo un magazzino dall'altro lato. E... no. Il magazzino lo farei. Allora, prima fatemi fare questa strada che va qua. Così poi ci facciamo pure la miniera qua di... Ah no, è petrolio. Ok, il magazzino lo farei pure qua. Preciso, preciso. Aumentiamo... pure la capacità, cioè la capacità, la possibilità. Faccio un'altra piantagione di caffè, visto che siamo qua, ne piazzo un'altra qua. E per quanto siamo un po' troppo vicini alla cosa di petrolio, ce ne sta pure un altro qua, mannaggia. No. I still don't trust you. Dobbiamo fare una cosa così che è veramente un po' bruttina, però...
Perché io non so ste cose di petrolio. Vabbè, guarda qua quelli di petrolio. Ce la facciamo intorno? Sai che caffè che c'è, esce qua? Sto caffè sarà una finezza, signori. Caffè al petrolio. Vabbè. Poi vediamo se lo dobbiamo abbattere, la spostiamo. Tanto la cosa positiva è che qua possiamo pure spostare gli edifici. Facciamo questo che ci fa il caffè. Lo piazzo qua. A posto. Mo vedete voi di fa sto caffè. E per il resto, dobbiamo fare un altro po' di cittadini sportiveggianti. Quindi andiamo qua e miglioriamo queste. Gli altri ancora non possiamo migliorarli, credo. No, in realtà sì, hai voglia. Certo, senza farne comunque troppi, perché ci servono anche dei contadini normali, i giornaleros. E quindi dobbiamo continuare a fare altre case qua. Quindi facciamo nuovo status, colonia. Ok, perché? Ah, perché abbiamo fatto tutti sti cittadini. Infatti adesso ci ha sbloccato le bombette, la birra e l'ospedale. Allora, l'ospedale lo costruisco qua. Dimmi che c'è, no. Allora, aspetta, cazzo. Hanno bisogno di un eroe? Aspetta un attimo, come hanno bisogno di un eroe? Che vuoi da me? Vabbè, l'ospedale te lo faccio qua. Basta che raggiunge queste cose. Con 7.000 dollari, vabbè, ce abbiamo 400.000 dollari, signori. Ah no, aspetta. Scatta una fotografia. Porto di Isabel Sarmento, che in realtà sta dall'altro lato. Ma non al mio porto, credo. Mi ha detto il porto di Isabel Sarmento. Aspetta, il mio porto sta da un'altra parte. Eccoci qua. I can finally let go that pent up gas. Infatti non è questo. Mi sa che stava da st'altro. Aspetta, non mi ricordo dove stava lei. Poi neanche posso. Scusa, possiamo fare un'altra cosa un attimo. Ah, è questa la città sua. Mazza. Guarda come sta in modalità petrolifera. Vabbè. Ma non è questo? Signore. Allora, questo porto. Deposito di petrolio. Fabbrica di olio. No, dove c'è c'è là il porto questa. Questo è solo petrolio. Signora, ma lei un porto non ce l'ha? È questo, eh. Avamposto commerciale pic. No. Scusa. Ah, no, è questo. Basta cliccarci sopra. E dove c'è? Ah, questa isoletta così. Ok. Che tra l'altro è figo come porto. Ma a parte tutto, non c'è niente. Però è solo porto col faro. No, bello, dai, bello. Molto figo, molto figo. Il nostro diventerà più bello, però. Tacchete. Invia fotografia. Quanto stia? No, un altro po'. Il movimento cerca volontari. Ok, torniamo alla nostra isolotta, per piacere. Senti che sound. Mamma mia, con quale sportiveggianza. Allora, noi stavamo a fare case qua, che abbiamo una necessità clamorosa di qualunque cosa. A parte che stiamo macinando soldi che neanche. Hai scattato una fotografia? No, non ce l'avevamo scattata le fotografie comunque. Tornando a noi. Abbiamo un po' di mattoncini, ma i mattoncini li utilizziamo dopo per fare. More flexible than you imagined. Ok, altre case, ci servono case. Case, strade. Ah, qua no, non si può, ok. All perfectly legal. Ok, guarda, io faccio.
Io le strade le vorrei mettere perché magari evita agli incendi di espandersi troppo, anche se non è vero, però. Qua ci esce un'altra strada, sì, no, in realtà già ci sta. Vi giuro, le problematiche della strada qua, di ste cose, non sono molto easy da risolvere, perché sta cazzo... Si vede niente. Metti la strada così e fai le case fin dove riesci ad arrivare, senza pretese. Da qua, senza pretese. Ok, a posto. Ora, mentre non cerchiamo di non vomitare. Allora, questi come stanno? Hanno tutto, ok. Questi qua che gli manca, no, per livellare gli serve questo, le bombette. Io tra l'altro ho messo, non ho messo la fabbrica di tortillas, perché ho messo queste qua, ma non ho messo la produzione di tortillas, quindi te la piazzo. Guarda, una qua e una qua. Ok, mo si iniziano a caricare. Questi pregiudizi sui sudamericani, tortillas. Oddio, birra non c'entra. Elettricità apre la panoramica di questa catena produttiva. Ah, per fare pure quei sigari. Lo zoo. Dai. Allora, non stiamo facendo abbastanza mattoni per poter fare le strade più sportiveggianti. Quindi, signori, perché questi stanno pure un attimo impallati. Allora, fatemi vedere un attimo una cosa. Manca, no, manca l'argilla in realtà. You've no face for poker. Sono lenti a fare l'argilla, quindi, signori. Altre cave d'argilla, dove stanno? Oddio, sarà questa se me la segna. Sì. Togli questo. Sapete qual è il problema poi? Quando io dovrò fare le strade di mattoncini, mi devo ritrovare tutte queste. E non le ritroverò mai più. Vabbè. Un'altra cava d'argilla ce ne abbiamo? Tutte queste? No, queste sono petrolio. Me le puoi segnare, per piacere. Petrolio, petrolio, petrolio. Ehi. Vabbè, mo ci facciamo una stradina. Se riusciamo a capire. Allora, iniziamo a farle di mattoncini qualche stradina, dai. Deve pure un sacco di strada, quindi. More flexible than you imagined. Io non riesco ad individuare altre strade, quindi me la faccio arrivare dritta per dritta qua. Poi appena ne trovo una che la faccio magari. Allora, qua ci stanno queste, quindi facciamo random una strada che da qua va qua. Poi ti faccio quel magazzino. Magazzino piccolo. A posto. Iniziate a macinare, a lavorare, fate hobbies. E quindi direi che, vabbè, forse ci possiamo anche salutare qui adesso, perché abbiamo ampliato abbastanza la situazione. Poi, cioè, faremo altre cose. I cappelli, come si fanno i cappelli con la piantagione di cotone, che qua mi sa che non potevamo neanche mettere, no? Fertilità mancante, quindi le bombette comunque non le possiamo fare. La birra? No, costruzione solo nel vecchio mondo. La birra dal vecchio mondo viene, signori. Anche se non avevamo il luppolo. Però, vabbè, non ce l'abbiamo neanche qua. Comunque, niente, dai ragazzi. Direi che per il momento può andare bene così. Sta di fatto che comunque non abbiamo fatto nessuna missione, perché, cioè, qua mi segna delle... Duty done. Time for a kip. Diario... No, aspetta, ho sbagliato. Ho cliccato forse troppo. Allora, trova... Ho capito, signor, mannaggia la puttana. Forse sta qua al pub. E come li trovo, scusa? Cioè, nel senso... Aspetta, fatemi spostare qua. E vedi, mi segna qua, ma io come...
No, non, onestamente non l'ho capita questa cosa, ve lo dico. Aim safe. Questi sono i pompieri, porelli. Stanno a lavorare. No, non mi dire che devo trovare qualcuno in questo If I modo find perché. there is anything wrong. No. No, non lo so, ragazzi. Ci guarderemo. Cercherò di vedere come fare. Soddisfa le richieste di Isabel. Qua dobbiamo anche vedere che richieste sono. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Anno 1800. Sempre più infognante comunque. Mo' a parte tutto. Quest'isola sta iniziando a diventare bella popolosa, bella piena, anche troppo. Ma ci vediamo alla prossima. La festa cittadina è terminata di discutere. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Dai ragazzi, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Alla prossima, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.